amici di Finanza Online TV, siamo con Massimiliano Bellingheri, amministratore delegato di Banca Pharma Factoring. Dottor Bellingheri, in questi giorni siete in fase di collocamento e siete ormai prossimi allo sbarco in borsa previsto per il prossimo 7 di aprile. Esattamente, ecco, potrebbe spiegare agli amici di Finanza Online di cosa si occupa Banca Pharma Factoring? Banca Pharma Factoring si occupa della gestione, dello smobilizzo dei crediti che le aziende hanno nei confronti della pubblica amministrazione in Europa. Noi operiamo in 6 paesi, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, offriamo questo servizio ai nostri clienti. Ecco, negli ultimi 4 anni il vostro business è cresciuto a doppia cifra contro un settore di riferimento che invece è cresciuto a una sola cifra. Dunque avete sovraperformato il mercato di riferimento. Quali sono le prospettive per il vostro business? Ma le prospettive sono molto buone. Il mercato di riferimento è il mercato di tutti i crediti cedibili da parte dei fornitori della pubblica amministrazione, ma solo una parte viene effettivamente ceduta. Quindi la nostra crescita è dovuta a un incremento della penetrazione in questo mercato e ci aspettiamo che questo possa avvenire anche nel futuro. Ecco, fino al prossimo 4 di aprile siete di fatto in un roadshow per presentare la vostra realtà agli investitori istituzionali di tutto il mondo. Ricordiamo infatti che l'OPV che coinvolge Banca Pharma Factoring in fase di collocamento è riservata solo appunto agli investitori istituzionali. Qual è il polso del mercato che sta percependo in questi primi incontri con gli investitori internazionali globali? Beh, intanto non sono i primi incontri, noi abbiamo fatto un'intensa attività di pre-marketing negli anni passati, incontrando tanti investitori istituzionali. Il riscontro è positivo, poi vedremo come si concluderà l'operazione. Ecco, una domanda che interessa molto il pubblico di Finanza Online è perché, ovviamente post fase di collocamento, un investitore retail dovrebbe puntare e investire su Banca Pharma Factoring? Allora, la banca è una banca molto solida, con tanto capitale, un basso profilo di rischio, una storia di elevata redditività e di elevati dividendi pagati agli azionisti. Questo credo possa continuare anche nel prossimo futuro. Il tasso di rendimento del dividendo stimato qual è e soprattutto qual è il payout ratio che applicherete al vostro utile netto? Allora, noi avremo un payout del 100% dell'utile netto, come avuto negli ultimi anni, fin tanto che il nostro capitale non arriverà al 15% di total capital ratio. Siamo ora al 19,5%, quindi abbiamo un ampio margine per continuare in questa politica di dividendi. Grazie dunque a Massimiliano Bellingheri, amministratore delegato di Banca Pharma Factoring. Grazie a voi.